Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare la videocamera e la videotrasmittente al flight controller iFlight SAS-X6 e F4. Questo flight controller è montato nel Nazgul 5 o nel Cidora, quindi se avete uno di questi droni e volete sostituire la videocamera FPV o la VTX, questo è il video che fa per voi. Partiamo con la videocamera. Sebbene la maggior parte dei modelli presenti in commercio possono essere collegati direttamente alla batteria LiPo, molto spesso si preferisce alimentarle da un back a 5V. Questo sia per dare una corrente filtrata, sia per proteggerle da eventuali picchi di tensione che potrebbero danneggiarle. La scelta quindi ricade tra il back del flight controller e quello della VTX se presente. Qui dipende da cosa preferite fare, io di solito collego la videocamera ad un pad a 5V del flight controller, ma usare il back della VTX va bene lo stesso. Per quanto riguarda i fili, oltre alimentazione, terra e segnale, possiamo trovare un cavetto USB che serve per regolare le impostazioni interne della videocamera, come luminosità, colore, contrasto e così via. Per queste regolazioni usiamo il joystick che ci viene fornito di solito con la videocamera. Passando al flight controller, i pad per la videocamera FPV sono nella parte anteriore. VI è per il cavo segnale, 5V è per l'alimentazione, GND è per la terra. A questo punto non rimane che prestagnare i pad e presaldare i cavi. Come vedete, collegare la videocamera FPV a questa scheda è molto semplice. Passiamo ora alla videotrasmittente. La prima cosa da fare è stabilire la tensione in ingresso supportata, cosa che varia molto da modello a modello. Le VTX si dividono in due categorie, quelle che possono essere alimentate solo a 5V e quelle che supportano la tensione diretta della LiPo. Questo passaggio è molto importante perché se collegate una VTX che supporta solo i 5V direttamente alla LiPo, la bruciate immediatamente. Se invece la videotrasmittente supporta la tensione diretta della batteria, allora non può essere collegata ad un'uscita 5V, perché di solito queste VTX necessitano di una tensione superiore, e infatti come vedete questa ha bisogno di almeno 7V per funzionare. Per quanto riguarda gli altri fili che possiamo trovare, alcuni modelli hanno un 5V e una terra aggiuntiva. Come abbiamo visto all'inizio, questi due fili servono per alimentare una videocamera FPV, qualora non vogliate usare i pad del flight controller. Se invece non li usate, potete rimuovere senza problemi questi due fili. L'ultimo cavo è per la telemetria, che può essere di tipo smart audio o tramp. La telemetria serve per regolare le impostazioni della VTX, come canale, banda e potenza, ed è una caratteristica molto utile da avere. Il cavo telemetria va sempre collegato sul TX di una UART libera. Passando al flight controller, i pad dedicati alla VTX sono appena sotto a quelli per la videocamera FPV. Abbiamo T1 per collegare la telemetria, VO per il segnale, BAT per l'alimentazione e GND è la terra. Come abbiamo detto prima, dobbiamo valutare a quanti volt alimentare la VTX. Se il nostro modello supporta un massimo di 5V, non usiamo questo pad ma saldiamo il cavetto alimentazione sopra quello della videocamera. Questa operazione si può fare tranquillamente perché saldare due cavetti su un singolo pad non comporta nessun problema, oltre naturalmente che è un po' scomodo farlo. Come vedete in questo esempio ho collegato la TX805 usando il pad BAT, quindi con la tensione diretta della batteria. Gli altri cavi collegati come da manuale. In questo secondo esempio ho collegato le Shin VTX03S che supporta una tensione massima di 5V, quindi ho saldato il cavo alimentazione sopra quello alimentazione della videocamera FPV. Una soluzione alternativa per collegare la videotrasmittente potrebbe essere usare questo connettore nella parte bassa della scheda. L'idea è buona, in quanto abbiamo tutti i fili che ci servono in un unico connettore, segnale, terra, alimentazione e T1 per la telemetria. In questo caso sarà sufficiente saldare i corrispettivi fili e isolarli con il termorestringente. Se usate il connettore fate attenzione perché il cavo alimentazione fornisce la tensione diretta della batteria, quindi non è adatto per VTX a 5V. In questo caso fate una prolunga e saldate il cavo alimentazione in un pad a 5V della scheda.
Anche in questo caso, se condiviso con altre periferiche, come ad esempio una ricevente, non succede nulla, saldatelo sopra senza farvi troppi problemi. Adesso che abbiamo fatto tutti i collegamenti, configuriamo Betaflight. Se abbiamo collegato la telemetria della VTX, andiamo in port e nella UART 1 scegliamo il protocollo del nostro modello, che può essere Smart Audio o Tramp. Quindi salviamo. A questo punto è necessario configurare le VTX Table. Se non sapete come fare, vi lascio in descrizione il mio tutorial. Sempre in descrizione vi lascio un sito internet dove trovate un archivio con le VTX Table più utilizzate. Dateci un'occhiata perché potrebbe esserci anche la vostra. Per concludere vi ricordo che potete accedere alla configurazione di Betaflight direttamente dall'USD. Per attivarlo basta mandare il throttle al centro, yaw a sinistra e pitch in alto. Una volta all'interno del menu possiamo fare tutte le configurazioni che facciamo solitamente davanti al PC. Per configurare la VTX andiamo in Feature e scegliamo VTX SA per telemetria Smart Audio o VTX TR per telemetria Tramp. Qui regoliamo la frequenza e la potenza. Per salvare le impostazioni della VTX andiamo su Set e confermiamo con Yes. Quando abbiamo finito andiamo su Exit. Questo era il mio tutorial per collegare la VTX e la videocamera FPV sul Flight Controller iFlight F405. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.